Ed è solo in casa nostra, credo che il Pescara ha fatto una grande partita, ha messo sotto una squadra di Serie A, giocando bene, giocando palla a terra, quindi io vedo solo il Pescara, non mi interessa degli altri. E noi stiamo lavorando bene, credo che in campo si vede, stiamo bene fisicamente, però credo che la squadra sia ancora al 50% di quello che può dimostrare. Comunque la maggior parte siamo tutti nuovi, ancora non ci conosciamo tutti. Quindi io credo che questa squadra, sia a livello tattico che fisico, può crescere ancora tanto. Trovo bene, poi lui è un giocatore forte, come è richiesto da tante squadre. Spero che resti, credo che lo sperano tanti che resta qua. Spero che resti perché comunque siamo pronti ad affrontare un campionato importante dove credo che il Pescara sarà protagonista. No, il campionato di B è duro, Cioè, almeno i playoff e poi lo giocarsela. sappiamo tutti. Se il Torino ci ha messo 5 anni per ritornare in Serie A costruendo squadre fortissime ogni anno. Quindi il campionato di B è lungo, è duro. Dobbiamo vedere partita in partita, però credo che le basi per fare un buon campionato ci siano tutte. Senti, se dovessi sottolineare una peculiarità di questa squadra, una caratteristica proprio Ma caratteristica, come avete visto, ci piace giocare palla a terra, alla fine è quello che ci chiede il mister. In B, se hai una minima organizzazione, puoi fare molto bene, credo che questa squadra ce l'abbia. rispetto alle due Rispetto agli altri anni, passate. secondo me il livello è molto calato in Serie B perché prima si costruivano squadre molto, molto più forti. Negli ultimi anni si sta dando spazio ai giovani, quindi giocatori forti scendere in categoria come la B, ora che hanno messo pure questo tetto massimo per lo stipendio, è un po' difficile. Ripeto, si è calato molto il livello, però qui a Pescara ci sono giovani molto importanti e quindi si può fare molto bene.